attacco da parte dei razziatori. C'è attività su buona parte del pianeta. E il Tempio riesce a contattare gli scienziati? Negativo. Tutti i canali della banda sono disturbati. La missione sembra pericolosa. È troppo importante. Ora o mai più. Shepard, quella laggiù è la mia patria. Devo andare. In tal caso prendiamo la navetta e facciamolo. Liara, sai dirmi altro sul manufatto? Le coordinate che hai ricevuto dal consigliere indicano il tempio di Atein. Una volta ci andai con mia madre. Deve avere migliaia di anni. E per qualche motivo riceve finanziamenti segreti dal governo. Allora siamo sulla strada giusta. E se fosse troppo tardi? Laggiù la mia gente sta morendo. Visitasti il tempio con Venezia? Da bambina. Pensavo fosse una lezione di storia, ma ora forse c'era dell'altro. Cosa vuol dire? Ho controllato nei suoi vecchi file. Possedeva dossier criptati su quel luogo, alcuni di secoli fa. Molti non sono nemmeno riusciti a decifrarli. C'è sotto qualcosa, ed è molto ben nascosto. Ricordo tua madre. Aveva cercato di opporsi all'indottrinamento. Mi tornano in mente tutti quei ricordi. E se Tessia dovesse subire la stessa sorte? Non temere. Troveremo il catalizzatore e salveremo Tessia. Spero tu abbia ragione. Ehi, tenetevi forte. Sarà una corsa turbolenta. Può essere vero. La mia patria. È terribile, ma non possiamo restare quassù. Siamo troppo esposti. Scendiamo da qui. Tu devi essere il comandante Shepard. Tenente. Comandante, abbiamo saputo... Hanno superato la barriera. Parleremo più tardi, comandante. Ora prendi quell'arma e spetti qualche nemico. Ti stavamo aspettando. Ho l'ordine di difendere questa barriera a tutti i costi. Consolidate le difese! Ma il nostro perimetro sta cedendo. Intendo evacuare la mia squadra. La situazione è seria. Ci servite qui. Beh, dovrai darci un buon motivo per restare qui a difendere un mucchio di macerie. Esattamente che sapete su di me? Solo il tuo nome. La missione è segreta, quindi siamo destinati a morire senza sapere perché. Capisco cosa si prova, ma devi fidarti dei tuoi superiori.
Sempre che siano ancora in vita. Allora, cosa ci facciamo qui? Dobbiamo trovare un manufatto nel tempio, è importante. Ah, è per questo. Un nostro avamposto stava cercando di raggiungere gli scienziati, ma abbiamo perso il contatto. Fate decollare quella cannoniera, ora! Mi dispiace, se il vostro manufatto ha resistito per millenni, potrà aspettare ancora un po'. Oggi ho perso abbastanza persone. Porterò via tutti. No. Se non raggiungeremo quel tempio, tenente, potrai dire addio a Tessia. Stai assistendo all'estinzione della nostra specie. Questa è la fine. E voi pensate che esista un modo per impedirlo? Abbiamo scoperto una superarma Protean. Ci farà vincere la guerra. Protean, eh? E come facciamo a essere certi che funzionerà? Non abbiamo altre speranze. Qui, tenente Kurin. Mantenere la posizione. Aprire un varco fino al tempio. Avamposto Tikis, presto avrete visite. La galassia saprà che la guerra è stata vinta qui su Tessia. All'attacco. Sono già stata qui anni fa. Vedere la città bruciare così. Potrà essere ricostruita. Preoccupati dei prossimi 20 metri. Attenzione! Devono finire. Serva la tua ira. Ci servirà per uscirne vivi. Ricordatelo, perché stanno arrivando. Approccio cauto! Cercate di sfruttare le coperture! Leviamoci dal ponte! Concentrata, Diana! Quelle cose sono secondo la mia gente. Dal caso fagliela pagare il doppio. Disperdiamoci e cerchiamo copertura! Attenti ai bordi! Non lasciamoci circondare! Ci penso io. Affermativo. Ci penso io. Va bene. Teniamo il perimetro sotto controllo.
uscita da questo casino. Davanti a noi ci sono delle altre Asari mutate. Davvero sul serio, non c'è che dire. Tenetelo sotto pressione. D'accordo, muoviamoci prima che ne arrivino altri! Non riesco ancora ad affrontare quelle cose. La mia gente. Nessuno ha mai detto che i razziatori giocassero pulito. Sperano di abbatterci il morale rivoltando contro di noi la nostra stessa gente. Sopra di noi. Quando vedi una cosa simile, ti viene da chiederti dove sia finito l'altro pianeta dell'universo. Perché di certo non è qui. Avanti sulla sinistra. Pare che il razziatore non si è fermato. Non ci
ha appena ucciso lo specialista Ginuna. Attenzione! Quanto puoi ancora resistere? Ora che siete qui, finché sarà necessario, potete davvero vincere questa guerra. Se arriviamo in quel tempio, per i razziatori sarà la fine. Allora rifornitevi laggiù se ne avete bisogno e dateci una mano. Bel colpo! Abbiamo scelto. Quest'incubo non finisce mai. Non scherziamo. Non appena troveremo questo manufatto, ci risveglieremo tutti. Offrirò da bere a tutti. È da un sacco che aspetto questo momento. Attenti! Stiamo cercando di raggiungere l'avamposto Tekis. Lo state guardando. E il resto della squadra? Sono tutti morti. Abbiamo provato a sfondare per raggiungere gli scienziati, ma... sono tutti morti. E i rinforzi? Abbiamo del supporto aereo, ma quel razziatore complica le cose. È troppo pericoloso. So che è rischioso, ma temo sia l'unico modo per entrare. Ti ho già detto quanto odio questa guerra. Stormo Talon, qui a avamposto Tekis. C'è ancora qualcuno su questa frequenza? Richiedo supporto aereo immediato. Il comandante Shepard è qui. Qui Talon 1, ricevuto, sto arrivando. Talon 5 in arrivo. Bersagli terrestri confermati. Armamenti surriscaldati. Fateli saltare. Talon 1, occhio alle interferenze. Bersaglio acquisito. Colpita. Stabilizzatore fuori uso. Comandante, io vi coprirò da qui. Comandante Shepard, ti copro io. Ora ti facciamo entrare in quel tempio. Missili pronti. Missili partiti. Continua così, Talon 5! Credo che quei piloti sia la mia nuova migliore amica.
Andiamo, ora o mai più! Tanti sacrifici. Dobbiamo fare in modo che ne valga la pena. Sembra che siamo allo scoperto. Entriamo, forza. Lasciami dare un'occhiata. Si tratta di una codifica militare, ma penso di riuscire a violarla. Non mi aspetterei cose del genere da un tempio. Anche perché la dottrina di Ateima ha ben pochi fedeli. Thank you.
qualcosa che non va. Dove sono gli scienziati? Diamo un'occhiata in giro. Forse uno di questi manufatti è quello che cerchiamo. Immagino che questi siano gli scienziati. Guarda le loro gole. Che cosa gli è successo? Sono state tagliate. Non sono stati i razziatori. Sembra che dovremo arrangiarci da soli. E questa chi sarebbe? La Dea Teim stessa. È una reliquia dell'antica fede. Un grande sforzo per una religione estinta. Ammetto che ciò sembra elaborato persino per i nostri standard. Tuttavia, Teim ha una grande importanza storica. Un tempo credevamo che i nostri dei fossero separati dal mondo e vegliassero su di noi. C'è un'energia universale da qui. Qui c'è una sonda Protean. Cosa? Ne sei sicuro? Non è una cosa che si dimentica. Ma perché nasconderla? Da quello che mi hai detto della sonda su Marte, queste cose sono delle miniere di informazioni. Una cosa del genere non si sbandiera ai quattro venti. Non può essere. Non posso credere che la mia gente nasconda una cosa del genere. Questo spiegherebbe perché le Asari sono tanto progredite. Hai detto che questo posto ha migliaia di anni, Tiara. Ne hanno avuto di tempo per studiarlo. Non possiamo dimostrarlo. Pensaci bene. Alla tua specie sarebbe bastata una scoperta scientifica quella per dominare la galassia. E così è stato. Beh, allora le Asari avrebbero dovuto condividere queste conoscenze. Forse ora le cose sarebbero diverse. Questo non puoi saperlo, Shepard. Non sappiamo nemmeno cosa stia succedendo qui. So solo che abbiamo poco tempo per scoprirlo. I pochi dati a cui posso accedere riguardano l'estrazione di flussi di dati Protean, la ricostruzione di matrici, anche se io non ne vedo. Forse ho capito. Per la Dea, è il caso di dirlo. Guardiamoci intorno, devono esserci altre connessioni. Incredibile. Sembra che la sonda ti abbia scambiato per un Protean, Shepard. Deve essere opera del cifratore che hai trovato su Ferus anni fa. Non ricordarmelo. Qui niente connessioni. La vittoria contro i razziatori dipende da questo. Troviamo ciò che ci serve, completiamo il crucibolo e la guerra sarà finita. Qui non arriva niente. Non riesco a credere che l'intero tempio sia solo una facciata. Miglior luogo in cui... Lo senti anche tu? La sonda si sta accendendo. Sembra che ogni collegamento fornisca ulteriore energia alla sonda. Non sembra una connessione. Ancora non ci siamo. Proseguiamo. Deve essercene un altro qui intorno. Non sembra una connessione. Continuiamo a cercare. Là, ce n'è un'altra. Non sembra che siano finiti. Un'operazione piuttosto astuta per delle Asari. Ti ho sentito? Ha funzionato. Ora possiamo accedere alla sonda. Dobbiamo sbrigarci. Questo posto... reggerà molto a lungo. Recupero coordinate temporali. Attendere. Epoca determinata. Ciclo post-Protean confermato. E tu chi sei? Rilevata presenza razziatori. Questo ciclo galattico è già prossimo all'esaurimento. Arresto sistema in corso. Non così in fretta. Cerchiamo risposte. Riguardo a cosa? Al catalizzatore. Dobbiamo scoprire cos'è per completare il crucibolo.
quello sarebbe un Protean. Sono la memoria di uno di loro. Io sono Vendetta, sofisticata ricostruzione virtuale di Pashek Vran, supervisore del progetto che tu chiami Crucivolo. Morì combattendo i razziatori nella battaglia di Tranbir 9. Anche il vostro tempo sta per scadere. I Protean erano gente molto ottimista. Cosa accadde al Crocivolo? Perché i Protean non lo adoperarono? Venimmo sabotati dall'interno. Una fazione voleva controllare i razziatori invece di distruggerli. Il nostro sforzo bellico ne risentì. Poi scoprimmo che i separatisti erano stati indottrinati. Mi ricorda qualcosa? I nostri studi storiografici hanno dimostrato che il tempo è ciclico. Molti elementi si ripetono. Come gli attacchi dei razziatori? Non solo. I picchi evolutivi, le rapide derive della civilizzazione. Ogni ciclo esprime gli stessi conflitti, per quanto in maniera diversa. La reiterazione è troppo evidente per essere frutto del caso. Pensavamo fosse uno schema determinato dai razziatori. Probabile, ma ritengo che essi ne siano soltanto gli esecutori. Non lo controllano. Allora chi lo controlla? Ignoto. La sua presenza è stata ridotta, non rilevata. L'unica certezza è la sua intenzione. L'annientamento galattico. Questo è il destino che vi attende. C'è ancora speranza per questo ciclo. Dobbiamo sapere cos'è il catalizzatore. Sono in gioco miliardi di vite. Sono sempre in gioco miliardi di vite. Se i razziatori sono giunti per terminare il vostro ciclo, è tardi discuterne. Possiamo interrompere il ciclo. Abbiamo trovato il vostro progetto del Crucivolo. Lo stiamo costruendo. Il Crucivolo non è di progettazione Protean. È il prodotto di innumerevoli cicli galattici che coprono milioni di anni. Ogni ciclo ha dato un contributo, migliorandolo. Ma finora nessuno è mai riuscito a usarlo per fermare i razziatori. Allora noi saremo i primi. Spiegaci cos'è il catalizzatore. Se volete continuare a combattere, io non mi opporrò. Ma sappiate che le probabilità di successo sono minime. Correremo il rischio. Se avete seguito i piani del Crucivolo, mi interfaccerò con i vostri sistemi e vi assisterò con il catalizzatore per... Rilevata presenza di indottrinamento. Attivazione protocollo di sicurezza. Tu hai ucciso gli scienziati. Cosa vuoi? La tua attenzione. Qualcuno vorrebbe parlare con te. Shepard. Come hai scoperto questo posto? Gli archivi. O forse il tuo esperto Protean si è lasciato sfuggire qualcosa? Vieni fuori, non mi sfuggirai. Hai talento, dottoressa Zoni. Ci hai aiutati a scoprire la chiave per soggiogare i razziatori. O distruggerli. Dannazione, Shepard. Distruggere i razziatori non porterebbe a nulla. Neanche alla pace. Loro vogliono controllarci. Riflettici. Potrebbero annientare ogni forma di vita se solo lo volessero. Non resterebbe niente. Credi davvero che i razziatori possano darcelo? O che tu possa costringerli a farlo? Io li conosco, Shepard. So come pensano. Forse conosci il nemico un po' troppo da vicino. No. Sto solo dicendo che hanno ragione. Perché uccidere quando si può controllare? Hai passato troppo tempo con il nemico. Ti stanno trascinando dalla loro parte, verso il loro modo di pensare. No. Io vedo le cose diversamente. Se tenessi all'umanità, smetteresti di combattermi. Ti uniresti a me. Non dubitare delle mie intenzioni. Per l'umanità ho sacrificato più di quanto tu creda. E non pretendere di conoscermi. I miei metodi nei confronti dei razziatori sono semplicemente più raffinati dei tuoi. Hai rinnegato i tuoi ideali. Cerberus doveva essere la spada dell'umanità, non un pugnale nella sua schiena. Molto suggestivo, ma ti ostini a non capire. La realtà è più grigia di quanto tu non voglia ammettere. Con i dati Protean in questa sonda posso porre fine al conflitto, una volta per tutte. Con me o contro di me, bianco o nero, non esiste il grigio. Direi proprio di no.
Lang, il comandante ha qualcosa che mi serve. Prendiglielo. Poi portami i dati. Subito. Credevo molto più veloce, Stefan. Ma stato colpito! Fermi mentre ricarico! Occhio! La metta! Cerchiamo riparo! Ci penso io. Il tuo amico Thane è stato un codardo fino all'ultimo. Devo ricaricare, coprimi! La navetta sta per attaccare! Solo no. Ti ringrazio per l'impegno profuso. Resisti! Qualcuno su questa frequenza? Qui è il tenente Curien, la mia squadra è in trappola! Qui Shepard, dateci la vostra posizione! Ripeto, c'è qualcuno su questa frequenza? Vi sentiamo, dateci la vostra...